Cos'è la trombosi venosa profonda? La trombosi venosa profonda è una patologia che interessa le vene profonde del nostro organismo. Si localizza di solito negli arti inferiori, ma può interessare anche quelli superiori. Si forma un coagulo, un trombo all'interno della vena che ostacola il normale deflusso sanguigno. E questo meccanismo giustifica anche il modo con cui si presenta la trombosi stessa. L'arto è gonfio, ci troviamo di fronte a una gamba o a un braccio gonfio. Ma sono molte le patologie che possono provocare questa situazione anche in assenza di trombosi. Abbiamo delle patologie muscolari, abbiamo delle patologie infiammatorie, abbiamo delle patologie anche sistemiche. Pensiamo a un paziente cardiopatico, quando il cuore non riesce a pompare bene come dovrebbe, gli arti si gonfiano. Ed allora è importantissimo fare una diagnosi. Come si diagnostica la trombosi venosa profonda? La diagnosi di trombosi venosa profonda può e deve essere soltanto strumentale. Nessun clinico, neanche il più esperto, riesce a fare diagnosi di trombosi venosa profonda senza una conferma strumentale rappresentata dall'esame eco color Doppler. È un esame molto importante perché riesce a visualizzare all'interno della vena stessa la presenza di un trombo. E perché è importante fare diagnosi di trombosi venosa profonda? Per poterla curare in tempi adeguati, ma soprattutto per evitare quella che è la complicanza più temibile rappresentata dalla embolia polmonare. Un pezzo del trombo presente negli arti si stacca, va a finire nel polmone, dando questa complicanza che può essere asintomatica, ma può portare anche a complicanze estremamente gravi fino alla morte improvvisa. Non si può parlare di trombosi venosa profonda senza dire qualcosa sul didimero. È un esame ormai che conoscono tutti, ma è un esame che va conosciuto e va collocato in una maniera precisa. Il didimero è un prodotto di degradazione del trombo, vale a dire il trombo, mentre è presente nel nostro organismo, fisiologicamente si degrada un po' e produce queste sostanze che vengono poi dosate nel sangue con questo esame che si chiama didimero. Ahimè, il didimero non è presente soltanto nei casi di trombosi venosa profonda, ma è presente in numerosissime altre situazioni. Pensiamo alle neoplasie, pensiamo all'infiammazione, pensiamo agli ematomi, pensiamo alle infezioni. Per cui questo esame va collocato in un iter diagnostico ben preciso, tanto che noi ci serve moltissimo quando lui è negativo, perché un didimero negativo molto spesso ci fa escludere la presenza di una trombosi venosa profonda. E la mia raccomandazione è questa: non usiamo il didimero al di fuori di un percorso diagnostico logico. Qual è la terapia da seguire in caso di trombosi venosa profonda? La terapia della trombosi profonda è una terapia complessa, nella quale abbiamo a disposizione però molte armi. C'è una fase iniziale delle prime settimane, di solito un mese e mezzo, in cui noi dobbiamo spegnere il processo trombotico. E da come noi trattiamo questa patologia nel primo mese che avremo il futuro di questa patologia. Si ripeterà o meno nella misura in cui noi l'avremmo spenta o meno. Dopo una prima fase iniziale c'è una patologia a lungo termine nella quale noi dobbiamo prevenire che questo trombo possa ripetersi. È una forma di prevenzione. Abbiamo a disposizione farmaci classici come il Warfarin, il Coumadin, le parine a basso peso molecolare, quelle iniezioni che tutti noi conosciamo che dobbiamo fare sottocute nella pancia, ma negli ultimi anni abbiamo a disposizione anche gli anticoagulanti orali diretti che hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione nel campo della patologia trombotica venosa. È una patologia che è cronica fin dall'inizio, vale a dire un paziente che si ammala non guarisce mai, nel senso che durante la vita, anche se il paziente ha guarito il primo episodio, potrebbe ripeterlo. E allora si tratta di individualizzare, di sartorializzare, come diciamo noi, la terapia. Ogni persona avrà la terapia più adatta, al fine di assicurargli una vita libera da possibili recidive di questa patologia stessa. Una domanda che va fatta: servono le calze elastiche? Tutti noi conosciamo queste calze elastiche, che sono difficili da mettere, fastidiose, ma sono estremamente importanti perché rappresentano l'unica arma che abbiamo per combattere quella che può essere una complicanza molto, molto grave della trombosi venosa profonda, che è la sindrome post-trombotica, quelle gambe scure, nere,
che poi si possono complicare delle ulcere e che rappresentano veramente una complicanza di tipo invalidante per questo tipo di pazienti.